Crouch, bind, set. Benvenuti cari amici del canale Dumpat Rugby. Prima di iniziare, il 15 della settimana, fatemelo dire, fatemi festeggiare, perché ieri lo sport italiano è in festa, oggi lo sport italiano è in festa, ieri si è meritata questa festa, dai, Italia del volley, campione del mondo. Campioni del mondo, grandi, bravissimi i ragazzi di Fefe De Giorgi, complimenti, veramente incredibile andare a vincere in Polonia con un'arena con 12.000 persone contro, è stato uno spettacolo veramente incredibile e noi amanti del rugby, ma amanti dello sport, non possiamo che celebrarlo, così come non possiamo che celebrare l'impresa clamorosa, clamorosa dei ragazzi di Pozzecco. Io seguo tutti gli sport, che pazzo che fuori di testa che Pozzecco, comunque a parte l'allenatore, io seguo tutti gli sport, ma ho un amore particolare per il basket, l'ho giocato tanti anni e insomma vedere un Italbasket fare una cosa come quella che ha fatto ieri, anche inutile citare i nomi, gli individuali, però Spissu, Polonara, Melli, vedere Melli stoppare Jokic, mamma mia che roba. Bene, non parliamo di basket, non parliamo di volley, però l'emozione è ancora grande dopo quello visto ieri, che tra l'altro fa il paio con quello che abbiamo visto venerdì, perché l'impresa delle ragazze del rugby non è da meno, veramente tre imprese sportive clamorose nel fine settimana. Però andiamo a vedere qual è stato il 15 della settimana. Ogni settimana andiamo a vederlo, questa settimana si parla soprattutto di campionati domestici, quindi Top 14 e Premiership. Test match c'è stata a livello internazionale solo quella partita appunto clamorosa vinta dalle ragazze di Gian Domenico e forse vediamo adesso qualcuna, forse almeno una la troviamo, lo meriterebbero tutte. Però almeno una credo che la troveremo nel 15 della settimana. Stay tuned. Allora, iniziamo. Numero uno è Player of the Week indiscusso, Ellis Genge. Mamma mia, Ellis Genge, the baby rhino. Debutta con Bristol, prima partita, uno gli dice vabbè, sarà prima partita un po' timidino, no dai, Genge non è mai timidino e comunque è semplicemente devastante. Sono andato a vedermi i ratings della stampa inglese, gli hanno dato un 10. Qualche settimana fa lo avevamo nominato il miglior pilone sinistro del mondo, a proposito, vabbè, sì, lo sapete, andrò avanti anche con quella cosa lì, ci sto lavorando, ci sono tante tante cose in pentola, ma non l'abbandonerò, faremo il miglior 15 della stagione. Nominato il miglior pilone sinistro del mondo, bene, se va avanti così Ellis Genge diventa il miglior giocatore del mondo. Impressionante, impressionante, due mete, una di una potenza disarmante, crea un break, è praticamente impossibile fermarlo, insomma impressionante veramente per un ragazzo che fino a poco tempo fa non era nemmeno titolare con l'Inghilterra, non venne convocato dai British and Irish Lions, oggi come oggi credo che è imprescindibile Ellis Genge. Complimenti a Bristol che ha fatto veramente un grande, grande affare. Numero due lo diamo a Charles Clare. Si è indeciso se mettere lui o Painga Mosa, anche Crevi ha fatto un'ottima partita partendo dalla panchina. Painga Mosa indiscusso Player of the Year nei festeggiamenti post Brennus l'anno scorso con Montpellier. Però poi ti vai a vedere le stats, vai a vederti le statistiche e vedi che Clare ha fatto 20 placaggi. 20 placaggi per Clare, mentre Painga Mosa credo 3-4. Ok, è lui. Per lui, che forse non lo vedremo spessissimo, forse, magari mi smentirà, non lo vedremo spessissimo in queste classifiche perché è fondamentalmente il quarto allenatore dei Tigers, dopo Montoya e Kowandiki, quando rientreranno, e Doll, giovane talento. Insomma, una settimana veramente indimenticabile per il tallone dei Leicester, per il tallonatore dei Leicester Tigers. Così come è stata una partita indimenticabile, e occhio, perché entra in classifica non per eccessivo spirito patriottico, ma perché se lo è meritato tutto, Pietro Ceccarelli.
pilone destro della nostra top 15 questa settimana con grande gioia che entra dentro Pietro Ceccarelli. Parte titolare, fuori Van der Merwe, insomma anche Ceccarelli tra georgiani e sudafricani ha una bella concorrenza interna e invece non solo parte titolare, si prende subito il posto nel Cannes de la Semaine del Midi Olympique, ma fa una partita spettacolare e si fa quasi 80 minuti. Non ho ben capito perché ho rivisto la partita ma non ho visto se è stato sostituito o non è stato sostituito. Può essere che sia uscito per un piccolo periodo per Djaparitz, però poi torna in campo e si fa praticamente 80 minuti e clamorosamente al 78esimo minuto, fresco come una rosa, sprint, recupera il pallone, fa un break come se fosse un centro qualsiasi, offload e la meta finale di Brive che vince con l'USAP. Partita tra l'altro importantissima per Brive perché queste potrebbero essere scontri diretti per la salvezza. Comunque veramente complimenti a Pietro Ceccarelli, non solo quell'ultima azione, ma solidissimo in difesa, solidissimo in mischia chiusa. Stavo pensando che recuperando Riccioni, se torna il Riccio che tutti ci ricordiamo, e con il Ferrari che abbiamo visto seppur in quella partita disastrosa con la Georgia, ma come ha tenuto lui la mischia chiusa, è stata un'ottima prestazione quella di Simone Ferrari e anche a fine anno in Benetton. E un Pietro Ceccarelli del genere? Bene, potremmo essere abbastanza coperti in quella posizione anche in nazionale. Al numero 4, occhio, Thomas Seyit da Bayonne. Una vita in Pro de Deux à Nevers, esordisce a 31 anni in top 14 con Bayonne e boom, subito nei vari 15 della settimana, meta, un enorme lavoro sul punto d'incontro e i titoli dei giornali francesi. Pas mal Thomas, interessante come sia praticamente inesauribile il fondo dell'armadio dei giocatori professionisti francesi, quindi tu vai, scavi, scavi e ti trovi un giocatore che fino a 30 anni non aveva mai giocato in top 14, arriva e in due settimane si prende subito gli onori del palcoscenico. Bravissimo. Così come bravissimo, ecco questo sì che non è una sorpresa, è l'internazionale scozzese Johnny Gray. Molto importante nella vittoria last minutes dei Chiefs contro i campioni d'Inghilterra, Tigers, e va a formare una bella coppia di seconde linee appunto con Seyit. Sempre sorprese, al numero 6 abbiamo rimescolato un po' le terze linee, ogni tanto i flanker vediamo perché ci sono giocatori che giocano col 6 che magari stanno in blind side, altri che stanno in open side però magari stanno da una parte in attacco, da una parte in difesa, quindi in questo 15 della settimana ci sta che ogni tanto li spostiamo di posto, così come anche le seconde, non per forza un 4, deve essere 4, un 5, 5, li alterneremo. Ma nominiamo al numero 6 Sacha Guhe, Brive, altro breviste, 22enne, l'anno scorso uno sprazzo in challenge, quest'anno in due partite si è già preso anche lui la maglia del titolare. Occhio perché un altro giocatore da tenere d'occhio, a proposito dell'immenso fondo dell'armadio della Francia. E al numero 7, altro giocatore da tenere d'occhio, Johan Tanga, proveniente dal Racing, è stato nominato dalla stampa di La Rochelle un nouvel bulldozer, un nuovo bulldozer, 80 minuti di potenza devastante contro Lione, in doppia cifra sia nei carries che nei placaggi, giocatore che occhio a fianco ad Aldrit potrebbe dare una potenza spaventosa ai campioni d'Europa in terza linea. Così come ha dato una spotenza spaventosa al numero 8 il figiano di Gloucester Albert Thuisse, entra per Ben Morgan ed è tutta un'altra storia. Al numero 8, a proposito di Gloucester, vogliamo segnalare anche Zach Mercer, che non gioca ancora a Gloucester, ci giocherà l'anno prossimo. Ottima prestazione per lui con Montpellier, e segnaliamo anche Alex Dombrand. Numero 9, mediani. Allora, la settimana scorsa che abbiamo nominato Antoine Dupont, questa settimana Antoine Dupont e la prossima non lo so, ma qualcosa mi dice che sarà comunque tra i candidati.
come sposta le partite, come sposta gli equilibri Antoine Dupont. È incredibile. Ieri, agevole fin troppo la vittoria di Tolosa con Tolone e un po' di numeri del ministro dell'Interieur Antoine Dupont. 141 metri, 6 difensori battuti, 3 break, 2 offload, 13 placaggi, 3 turnover. È un mediano di mischia, eh? Vabbè, stiamo parlando veramente di un marziano. Mediano di mischia, e allora andiamo a vedere il mediano d'apertura. Al mediano d'apertura sarebbe potuto essere Carbonell, sarebbe potuto essere Atkinson dei Wasps, e invece scegliamo Veronica Madia. Complimenti, player of the match nella vittoria fantastica dell'Italia con la Francia, e che bello, io mai mi sarei immaginato onestamente che l'Italia battesse la Francia e di dover dare man of the match a un'apertura. Perché? Perché ci si immagina, bene, se l'Italia batte la Francia la batterà solo con la difesa, la batterà con... Già uno non si immagina che possa accadere, ma se mai accadesse, l'unica possibilità che tu riesci umanamente a ipotizzare è di vincere con la difesa, di vincere col gioco di rimessa, di vincere eventualmente con delle situazioni. E sì, l'Italia la vince con la difesa, ma la vince cementandola sulla difesa e poi costruendo in attacco. E allora player of the match, una splendida, splendidissima Veronica Madia, che riesce ad alternare la distribuzione del gioco tra gli avanti e i tre quarti, con a fianco a lei un'altra altrettanto splendida Beatrice Rigoni, ma poi utilizza anche il gioco al piede, è presente in difesa, veramente bravissima, bravissima la Madia, meritatissimo, e con questo facciamo un altro ennesimo applauso alle ragazze di Gian Domenico e un grande in bocca al lupo per quello che le aspetta in questa avventura neozelandese. Noi tutti con le dita incrociate, però meritatissimo, a fianco ad Antoine Dupont, la maglia numero 10 a Veronica Madia. Complimenti. Centri. Primo centro, Lennox Anyanwu, Harlequins. Giovane ragazzo, meta cost to cost, 21 anni se non sbaglio, sì, 21 anni, meta cost to cost. Andatela a rivedere, fa la copertura difensiva, viene preso e catturato nella propria area di meta, offload in area di meta, ripartono gli Harlequins e per magia troviamo Anyanwu dall'altro lato del campo, gli viene servito il pallone, chip kick, meta e prima vittoria per i Queens. 21 anni, da tenere sott'occhio, complimenti, e meritata presenza nel 15 della settimana per lui. Di anni ne ha uno in più, Sireli Makala, che prende la maglia numero 13, ala di Bayonne, e mentre i suoi ex ala di Bayonne, medaglia d'oro olimpica a Tokyo con i Flying Fiji di Seven, e allora mentre i suoi compagni di squadra, ex compagni di squadra di Fiji, diventano campioni del mondo, lui continua a far innamorare Bayonne. Da dopo aver vinto le Olimpiadi arriva Bayonne ed è uno dei giocatori più exciting, più entusiasmanti del top 14. A proposito di giocatori entusiasmanti, che triangolo allargato. Allora, al numero 11 lo diamo a Assel Collins, ala che bussa alla porta di Eddie Jones. Impressionante la sua prestazione sia in attacco con la meta, ma anche in difesa nella chiara vittoria coi poveri Worcester Warriors, poveri sotto tutti i punti di vista. Occhio, un giocatore che sta progredendo moltissimo. Perché dico che bussa alla porta di Eddie Jones? Perché sta migliorando moltissimo nel posizionamento, si mangia meno palloni, riesce a essere molto più intelligente e in più prestazione sui due lati del campo, sia in attacco che in difesa. No, due lati del campo è un'espressione cestistica, perché in difesa giochi dall'altro lato, ma diciamo nelle due fasi del gioco, no? Sia il gioco di attacco che il gioco in difesa. Complimenti ad Alex Collins e complimenti ai London Irish, occhio che potrebbero essere la squadra sorpresa della stagione.
Dall'altro lato mettiamo un'altra freccia, Lewis Rees Zammit. Torniamo a Gloucester, anche per lui meta cost to cost, questa volta senza bisogno di passaggi, prende la palla, brucia tutta la difesa, uno dei giocatori più veloci del mondo. Mi sa che lo troveremo spesso e volentieri in queste top 15, Lewis Rees Zammit. E al numero 15 restiamo in Inghilterra, il neo internazionale tongano Charles Piutau, sempre un pericolo. O scappa dall'avversario o semplicemente li passa sopra o li rimbalza. Tipo appunto quando letteralmente rimbalza con un frontino Matt Gallagher e poi da uno flow da terra che crea lo spazio per la meta di Moran. Aspettiamo con grandissima curiosità di vederlo con Tonga ai mondiali. Intanto ce lo godiamo e se lo godono i tifosi di Bristol. Bene ragazzi, ditemi se siete d'accordo con questa mia top 15. Ho cercato di vedere più partite possibili e soprattutto di andarmi a rivedere poi le varie segnalazioni che mi arrivano sia nel gruppo Patreon che dai collaboratori del canale, come appunto Ottavio o altri. E quindi spero di averla fatta il più esauriente possibile. Però ho due occhi, quindi aspetto le vostre segnalazioni e magari anche se siete d'accordo con i nomi che ho scelto io. Fatemi qualche citazione, qualcuno che secondo voi ha particolarmente meritato questo fine settimana. Settimana prossima tornerà anche il grande rugby internazionale perché torna il The Rugby Championship e ci sarà da divertirci. Vediamo poi a fine anno chi è entrato più volte nel 15 della settimana. Per adesso c'è già una doppietta di Antoine Dupont. Vediamo, ditemi magari anche secondo voi chi sarà il giocatore che apparirà più volte nel 15 della settimana. Fischio finale, un grandissimo bacio e ci vediamo con i prossimi video. Ciao!